abbiamo finito, finito per modo di dire un percorso dei 5 mesi lotte. Poi il libro dei Getwim è l'ultima parte dei cosiddetti agiografi scritti sacri. Si concludono con 4 libri storici, il libro di Esdra, di Nehemia, di Daniele e il libro delle cronache. Sono 4 libri storici, perché il libro di Daniele tratta della permanenza di questo personaggio di corte in Babilonia, e da cui si evince lo sforzo che lui fa insieme ai suoi amici per conservare un'identità ebraica nella diaspora babilonese, dove anche alla corte di Nabucodonosor, che fa di tutto per babilonizzarlo, lui resta molto fedele alle sue tradizioni. Il libro di Esaia e Nehemia parlano di quello che è il ritorno degli ebrei dall'esilio babilonese, un esilio che dura 70 anni. La Persia domina Babilonia, sale al potere Ciro il Grande, che emana questo editto che permette agli ebrei di tornare in Eretz Israele, a patto che costituiscano il Tempio. Quindi Esdra e Nehemia sono gli artefici di questo ritorno in Israele, e questi due libri trattano dei problemi che hanno dovuto affrontare questi due leader. Sono problemi innanzitutto in Babilonia, in Israele, della Babilonia Persia torna la parte più povera, che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista intellettuale, cioè quella parte più elevata è la parte che è più inserita nel contesto babilonese. Esdra combatte aspramente contro i primi matrimoni misti, cioè il libro di Esdra è la fonte, è il primo contesto in cui c'è questo fenomeno dilagante che Esdra combatte per la prima volta. Combatte anche contro dei nemici esterni che fanno di tutto per boicottare la ricostruzione del secondo tempio, che è molto più modesto del primo tempio, non solo per mancanza di mezzi economici, ma perché viene ridimensionato in qualche modo il ruolo cultuale del tempio. È vero che si mantengono i sacrifici come nel primo, però si dà impulso a delle iniziative nuove. Per esempio, una delle cose che istituisce Esdra attraverso un'assemblea di saggi di cui si contorna è la lettura pubblica della Torah. Cioè, Esdra istituisce questa lettura della Torah a lunedì, a giovedì e al sabato, la suddivisione del ciclo della lettura settimanale della Torah, suddivisa in 54 parashot secondo il sistema babilonese, decina in 3 anni, e diciamo c'è l'istituzione dei fondamenti della preghiera. Accanto al secondo tempio centrale di Gerusalemme nascono le cosiddette sinagoghe, cioè questi luoghi di riunione dove si prega insieme, dove nascono le tefillotte,
una strutturazione della tefillà che arriva fino a noi. Quindi c'è una impostazione, non di un nuovo ebraismo, l'ebraismo è sempre lo stesso, però finisce quello che è l'ebraismo profetico una volta per tutte e nasce il cosiddetto ebraismo rabbinico, cioè lo studio si sostituisce a quella che era la funzione principale, che era il culto, cioè il culto dei sacrifici, anche se vengono fatti ugualmente. C'è una grande rivoluzione nel momento in cui Ezra è il leader di questo ritorno in Eretz Israele, che è un passaggio fondamentale. Ora, l'ultimo libro dei Ketuvim, si chiama Divarei Hayamim, le cose dei giorni, quindi le cronache, che è un libro che ripercorre tutta la storia ebraica dalla creazione del mondo fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Diciamo, la tradizione scritta, quella che chiamiamo il Tanakh, Nevi'im e Ketuvim, la tradizione consacrata scritta, finisce con l'esilio babilonese e la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Che cosa succede dopo? Cioè, che succede? Il popolo ebraico, come va avanti? Siamo nel 450 avanti l'era borgare. Il tempio è stato distrutto nel 586, nel 450 è il periodo della cosiddetta grande assemblea e la ricostruzione del secondo tempio di Gerusalemme. Ok? Cosa succede dopo? Cioè, come va avanti l'ebraismo? Allora, per questa cosa noi dobbiamo fare riferimento all'inizio di Pirkei Avot, allora, e su questo approfitto per aprire una parentesi un po' grande. Pirkei Avot letteralmente vuol dire capitoli dei padri, perché vuol dire chi sono questi padri? Sono i padri della tradizione di padri, i genitori, i grandi maestri, i riferimenti del popolo di Israele. Secondo altri, invece, la volte, dal punto di vista rabbinico, sono i pilastri fondamentali. Quando uno dice Avot Melacha, sono 39 capisaldi di opere proibite di Shabbat, si chiamano Avot, cioè i capisaldi dei lavori proibiti da cui poi ci sono delle derivate giuridiche, delle derivazioni, quindi Avot sarebbe per fondamenti. Il Pirkei Avot è un trattato della Mishnah che sta nell'ordine dei danni, cioè del diritto penale, ma è un trattato che diversamente da tutto il resto della Mishnah, che è pura giurisprudenza, il trattato di Avot è un trattato di etica, meglio dire etica che morale, non è ora appunto trattato di etica comportamentale, un trattato di etica sociale, di etica del lavoro, di etica dello studio, di etica nel commercio, è il fondamento dell'etica ebraica. Infatti, è un testo, è l'unico trattato della Mishnah che non c'è la halakhah, non c'è la norma come negli altri trattati, che
che si trova non a caso nell'ordine dei danni, cioè del diritto penale ebraico, perché i maestri ci dicono chi studia il Perché Avot non commette danni, c'è la vera prevenzione alla commissione di danni, cioè di mettersi nei guai nel diritto penale, capire bene perché a volte sono divisi in sei capitoli che vengono letti tradizionalmente nei sei Shabbatot, che dividono Pesach a Shavuot, cioè sono 7 settimane. Quindi noi da sabato scorso, il primo il sabato dopo Pesach, in Israele il sabato sette, perché quello è stato l'ultimo giorno di Pesach, in Israele non era più Pesach. Però perché leggiamo questi sei capitoli da Pesach a Shavuot? Perché noi a Pesach siamo come dei convalescenti, cioè usciamo dall'ospedale, usciamo da una malattia che è l'Egitto, e nella convalescenza dobbiamo risanarci, dobbiamo rimetterci in sesto, okay? Questo è traslato dal punto di vista etico, no? Quindi dobbiamo prepararci al dono della Torah. Quindi dobbiamo fare un po' una bonifica del nostro corpo, del nostro spirito. Quindi è come in questo percorso di 7 settimane. Dobbiamo rendere bonificato il terreno affinché possiamo accogliere la puliti senza la malerba, senza un terreno inadatto a coltivarci. Dato che diciamo noi dobbiamo essere pronti alla ricezione della Torah. Non c'è Torah senza terra. Quindi se noi non c'è Torah senza una buona etica, un buon comportamento. Però all'inizio di Perché Avot ci richiama a quella che è la tradizione orale del popolo ebraico. Leggiamo insieme il primo Perché Avot. Moshe Kibbel Torah Sinai, Sarai Yoshua, Yoshua Lischemim, Uschemim Lindim, Unemim Messarua Neashe Knesset Agedolah. Mosè ha ricevuto Torah dal Sinai. Allora, qui c'è una cosa, diciamo, molto importante, che è uno dei pilastri della tradizione orale, cioè c'è più di una cosa. Per esempio, qui il testo non dice Moshe Kibbel Torah Sinai, ma dice Kibbel Torah. Che vuol dire questo? Che se noi avessimo letto qui Moshe Kibbel Torah Sinai, noi avremmo tradotto Moshe ha ricevuto la Torah Sinai. Così l'hanno tradotto. Sbagliato. Che l'articolo, cioè questa è una traduzione libera, però se il testo avesse voluto dirci che Moshe ha ricevuto la Torah, avrebbe detto Torah o semplicemente Torah. Qui invece dice Torah, È come se ricevesse un pensiero. No, no, qui vuol è dire come l'insegnamento. se noi, cioè se Una Moshe trasmissione di non ha ricevuto solo quella specifica Torah che noi sempre identifichiamo con la Torah scritta, ma Mosè ha ricevuto la Torah in senso lato, ha ricevuto l'insegnamento in toto, integrale,
che contempla la scritta e la Torah orale. E quindi quando noi chiediamo: ma dove sta scritto che io no, non posso questa cosa? Dice: ma non c'è scritto. E nella Torah scritta non c'è scritto. Mosè ha ricevuto anche questo, e di questo abbiamo fatto un esempio eclatante, che anche il digiuno del giorno di Kippur, che è una cosa così sentita e vissuta dalla maggior parte del popolo ebraico, non è scritto esplicitamente, ci è pervenuto per tradizione orale e non scritta. Che la Torah dice: e affliggete le vostre persone, ma noi non sappiamo esattamente cosa vuol dire affliggerci, no? Potrebbe essere camminare tutto il giorno di Kippur come fakiri su dei chiodi o sul fuoco, darci le frustate o sbatterare sul muro. Se noi digiuniamo è perché la Torah orale ci ha tramandato che si fa così, ok? Quindi Mosè ha ricevuto l'insieme dell'insegnamento, cioè l'insegnamento globale, l'insegnamento in senso lato, dal Sinai. Perché dice dal Sinai? Allora, che vuol dire dal Sinai? Questa è un'altra cosa che va capita. Che vuol dire dal Sinai? Se fosse stato il Monte Sinai, come dice la Torah, se ogni cosa ha un significato, anche questo ha un significato. Che hai detto, Paola? Perché non c'è scritto che Mosè riceve gli insegnamenti dal Sinai, non da Hashem. Il Sinai è un luogo, un posto, una montagna. Allora, ovviamente il Sinai sei solo un luogo tra l'altro molto desacralizzato, perché cioè, questo è un elemento fondamentale, cioè per noi il posto sacro, il luogo sacro per eccellenza è il monte Moriah, che è il monte dove secondo la tradizione è nato il primo uomo, dove Noè ha offerto il primo sacrificio a Dio, dove Abramo ha portato il sacco, e rimane il sacco, rimane il luogo del Tempio, okay? Il luogo dove sorgerà il Tempio di Gerusalemme. Il Sinai non ha nessuna sacralità, quasi in qualche modo, al di là del momento in cui è stata data la Torah, per 3 giorni quel monte era scintato, gli viene dato un valore specifico. Dopo che è stata data la Torah, il Sinai, noi non sappiamo neanche esattamente dove è quel punto, no? Cioè è come se fosse un luogo non luogo. Cioè non è che noi andiamo, abbiamo messo lì un monumento, una bandiera, o Shavuot, la Torah ci dice il dono della Torah, bisogna andare tutti lì in quel posto a celebrare questa cosa. Diventa in qualche modo irrilevante. Per cui il Sinai diventa un luogo di incontro, un luogo di rivelazione, un luogo metaforico dove Dio si è rivelato a Scegli a tutto il popolo di Israele e gli ha dato tutto l'insegnamento consacrato, scritto e orale. Perché ha scelto il Sinai? Ci dice Midrash, perché il Sinai è il più basso di tutti i monti, cioè nel mondo conosciuto nel momento della Torah c'è una metafora in cui il Sinai è un monte molto arido. Ed è un monte molto basso, tanto è che anche qui per dirci ai scemi ci ha dato la sull'Everest, che dice il monte più alto del mondo ha voluto rivelarsi lì, cioè scemo ha voluto rivelarsi nel monte più basso e più alto per inculcarti l'idea dell'umiltà. C'è
cioè della pazienza, cioè che Hashem si abbassa. Poi lì dove hanno istituito il monastero di Santa Caterina, che dicono che è quel posto che molto chiamano il Musa, il Monte di Mosè, è tutta una leggenda, può darsi, ma non lo sappiamo, non ci interessa neanche più. Cioè, il professor Anati sostiene che è Har Karkom. Sì. Che è? Har Karkom, cioè lui ha trovato un posto diverso nel Negev, dove a quanto pare ha trovato un insediamento dove c'erano 12 stele e si presume che lì c'erano le 12 tribù di fronte ad una collina. Questo posto si chiama Har Karkom. Professor Anati, che è un ebreo italiano, è un grande archeologo e ha portato avanti questa teoria che Har Sinai è lì. Però diciamo che l'ebraismo tradizionale è assolutamente irrilevante dove il posto, dove è stata data la Torah, come se la Torah fosse data in qualsiasi luogo, cioè i maestri dicono in qualsiasi posto in cui noi studiamo la Torah insieme, quello è il luogo della rivelazione della Torah, ok? Allora, che cos'è questo Sinai? Cioè, perché la Torah, quindi il Pentateuco dice il Sinai? Perché dal momento che noi diciamo che è successo sul Monte Sinai, la risposta immediata qual è? Sul Monte Sinai Dio si è rivelato e ha dato le 10 tavole, le 2 tavole con i 10 comandamenti. Allora qui il Pentateuco dice di no, no, sul Sinai è successo tutto, cioè non ci sono state solo le 10 comandamenti. Quella che tu ai godi o celebri come la rivelazione sul Sinai è una rivelazione in cui c'è tutto. Il Talmud dice tutto quello che in ogni generazione dirà un maestro a un allievo è stato già detto da Hashem sul Monte Sinai, come a dire a noi c'è la libertà di studiare, di insegnare, di approfondire, di dire cose nuove, ma anche quel nuovo che noi diciamo in una lezione di Torah è stato già detto tutto da Hashem a Moshe sul Sinai, come se fosse il luogo dove c'è tutto l'insieme della Torah. E la prima, il verbo, qual è il verbo di tutto questo? Qual è il verbo? Kibbel. La parola Kibbel, che nell'ebraico questa è la legge Kuf Bet Lamen, significa ricevere. Allora, qui dobbiamo un po' smitizzare tutto quel mistero, quell'alone di magia e rispetto ci si è detto la Kabbalah, cioè, però la Kabbalah significa che viene da questo verbo, significa appunto ricezione, ricevimento, tanto è che se voi andate in un hotel nello Stato di Israele, voi andate, c'è scritto Kabbalah, cosa? Tu devi fare te stesso un po' un vuoto, cioè che tu non apri te stesso alla ricezione, tu sei pieno di te, tu sei un narcisista, se tu sei un saccente che pensi che sai tutto, tu non dai spazio alla ricezione, se tu vuoi ricevere, accogliere, tu devi fare un po' di vuoto dentro te stesso e quindi dai spazio all'accoglienza dell'altro e di quello che l'altro ti dà. Quindi il presupposto di una vera Kabbalah è la capacità di ricevere, di essere in qualche modo accogliente di un insegnamento che ti viene dato. Ecco, in questo senso la Kabbalah è la tradizione mistica, cioè è una tradizione in cui
c'è pochissimo scritto, è una tradizione orale in cui tu accogli quello che ti ha trasmesso, che hai visto fare a un tuo maestro, a un tuo punto di riferimento, quindi accogli e diventi un contenitore vuoto. Quindi l'azione principale della tradizione orale è questa azione della Kabbalah, cioè della ricevere, no? Cioè tu devi farsi discepoli, farsi allievi di qualcuno, vuol dire aprire un varco, aprire uno spazio vuoto. Se sei pieno non ricevi nulla. Siete? Quindi la prima azione della tradizione reale è Mosè, che ha ricevuto Torah, l'insegnamento globale dal Sinai, Sarà Yoshua, e l'ha consegnata, il Sol potrebbe consegnare qualche cosa a Giosuè. Giosuè è il suo discepolo. Tutto questo insegnamento che Mosè ha ricevuto scritto e orale, Mosè l'ha consegnato, l'ha trasmesso, l'ha riportato tutto a Giosuè, che è il suo discepolo. Ci siete? Ora però Giosuè, perché è il vero discepolo di Mosè? Questa è un'altra domanda. Non è né il più saggio, cioè una persona nella Torah che è più saggia di lui, che è Bezalel, è colui che ha uno spirito di Chochma, di grande saggezza, l'unico che può costruire il progetto del Mishkan, perché è un Chacham. Ci sono altri discepoli più forti di Giosuè, Pinhas è molto più zelante. Ci sono uomini che hanno altrimenti, perché Mosè, perché Hashem designa Yehoshua come discepolo, come il continuatore di Mosè, perché la Torah definisce Yehoshua come un Na'ar, Shelloia Mishpito Harokel. Giosuè è un adolescente, il Na'ar definisce gli eri del bambino e ma diventa l'adolescente. Dall'altro è interessante che la radice della lingua ebraica non ha'esh, ne'oreh, significa agitato. Questo perché l'adolescente è per eccellenza un agitato, un eretico, no? Quindi Yoshua fin da adolescente lo yamisce mitocharo, non si sposta mai dalla tenda di Mosè. Questo è il requisito per cui allora lo definisce il successore adatto di Mosè. E che vuol dire questo? Vuol dire che io sto a casa tua tutto il giorno, non è tanto le ore che passo a scuola, ma io sto a casa del mio maestro e a casa vedo come mangia, come parla, come stava, come sveste, come interagisce con la famiglia. Cioè questo è il modello di un maestro. Cioè io da discepolo rubo con gli occhi come il mio maestro si comporta nel quotidiano. Questo è l'unico motivo per cui Yoshua da adolescente, perché vuol dire che queste cose si apprendono dall'adolescenza, dai primi anni, questo è l'apprendimento, okay? Non è un apprendimento nozionistico, ma tocca con mano il vissuto di Mosè. Quindi ne diventa il successore. Yoshua che ha fatto la consegna agli anziani. Chi sono questi anziani? Qui nasce un istituto importantissimo che
quando Mosè si lamenta per la difficoltà di sopportare da solo tutti gli oneri del popolo ebraico, il Dio gli dice di affiancarsi 70 zechenim, che qui anziano non si dimentica anziano per età, zaken è un acronimo, zechenah chokhma è una persona che ha acquisito saggezza, esperienza. Questo è il zaken secondo la tradizione di Israele. Dio gli dice di affiancarsi 70 anziani che insieme a lui formano 71. Nasce in quel momento l'istituto del Sinedrio, cioè del grande tribunale che gestisce tutte le questioni amministrative, politiche e religiose del popolo di Israele. Questo Yoshua trasmette tutta questa Genim, Usgenim, Limim, Genim la trasmettono, la consegnano ai profeti e i profeti la consegnano e Saua come Saua consegnano lei, chi è lei, chi è qui agli uomini della grande assemblea. Okay. Cos'è questa grande assemblea? Che questa grande assemblea regge il popolo di Israele dal 450 fino al circa 200, in cui adesso vediamo perché a volte fa tutta la storia, e che è questa grande assemblea che guida il ritorno del popolo ebraico in Israele, che gestisce il popolo ebraico, dove c'è la presenza dei saggi e dei sacerdoti, dei coanim, che fissa, abbiamo detto, determinate regole. Però questa struttura è in questa struttura che nascono le prime dispute in seno al popolo ebraico. La più grande e la più famosa di tutti è quella tra i maestri che si chiamano farisei e quelli che si chiamano sadducei. Allora, partiamo dallo stesso nome. Allora, farisei, questo vuol sapere che è un altro grande concetto usato malevolmente dalla tradizione cristiana e nei confronti del popolo ebraico, no? Cioè, dove anche oggi nel linguaggio comune la parola fariseo ha un'accezione molto negativa. Noi siamo discendenti dei farisei. La parola fariseo in ebraico significa peushim. Allora, potrebbe avere due significati. Allora, una, peushim, significa letteralmente distinti, differenziati. Farisei sono coloro che propongono la nostra separazione totale da tutto il resto, cioè il concetto della Abdallah, cioè di essere in qualche modo un popolo separato con le sue leggi e le sue tradizioni. Un'altra interpretazione che viene dalla parola l'infosh, che peusce, da cui anche parasha vuol dire, viene più dal senso di staccati, perché la parasha è una sezione, cioè un pezzo distaccato della Torah. Però l'infosh, peusce invece, significa
spiegazione, interpretazione, perché i farisei sono coloro che propongono la spiegazione orale del testo scritto, cioè sono i primi epigoni di quella che è la tradizione esplicativa della Torah scritta, dicendo che la Torah scritta, se non accompagnata dalla spiegazione orale, è assolutamente incomprensibile. I Sadducei che invece vengono, Zedokim vengono, sono discendenti del sacerdote Zadok, propugnano invece, sono più attaccati da un punto di vista politico a quelle che sono le caste sacerdotali più socialmente anche più nobili del popolo ebraico, sono i più aristocratici, sono molto più legati al testo scritto che al testo orale, mettono in discussione la dimensione del concetto dell'aldilà, del mondo futuro, e con esso del premio e della ricompensa che ci sarà nel mondo futuro, sempre legato al fatto che questo non è scritto esplicitamente nella Torah. Ora è un momento in cui nascono molte dispute, e tra l'altro sono dispute sempre molto legate a situazioni politiche, no? Cioè di queste sette che appoggiano un potere o un altro potere, questo diciamo una disputa che va avanti per molto tempo. Poi i sacerdoti, i sadducei legano moltissimo alla monarchia asmonea, soprattutto nel momento in cui gli asmonei si alleano con i romani, cioè accumulano il potere regale. Gli asmonei sono i monarchi in terra di Israele, ma si attribuiscono anche il ruolo di sacerdoti, e quindi mischiano i due poteri che invece vanno distinti, quello regale e quello tra virgolette spirituale, quindi fanno delle alleanze politiche assolutamente pericolosissime, perché porteranno Roma dentro e si con queste alleanze, no? E da lì c'è la catastrofe politica, ok? Ora, quindi questa assemblea attraverso questi conflitti si indebolisce, e il primo maestro che governa il popolo ebraico, vediamo il 2, è Shimon HaTzadik, si chiama Simone il Giusto, siamo nel 200, avanti. Shimon HaTzadik Yami sceglie Knesset Agedolah Uayam al Shoshat Vayim Avraham Omed alla Torah e alla Vodà Beal Gevinut HaTzadik. Simone il Giusto era uno delle persone rimasti, fu tra i rimasti della grande assemblea, cioè era il maestro che traghetta il popolo di Israele tra questa istituzione che si chiama la Knesset, che ha guidato il popolo ebraico nell'epoca della ricostruzione del secondo tempio, è il primo maestro che dice su tre cose si regge il mondo: sulla Torah, sul servizio e sulle opere di misericordia. Simone il Giusto si trova in un momento di grande disgregazione
sociale. Cioè, il popolo ebraico è diviso, è creato da sette, perché tra l'altro i farisei, i sadducei, producono altre sottosette, no, gli esseni, i cumranici, cioè siamo molto prima del Qumran, della storia dei rotoli. Allora deve trovare degli elementi comuni, cioè deve farsi a dei denominatori comuni che stabiliscano l'unità del popolo ebraico. Allora lui dice: quali sono i tre denominatori comuni? Allora, ovviamente sono la Torah, il senso lato, cioè quindi dà importanza ai farisei, che sono i maestri della Torah per eccellenza, al culto, quindi ai sacerdoti, che sono gli addetti al culto, e quindi ai sadducei, e poi al resto del popolo con le buone azioni, cioè le azioni di pietà, di misericordia. Cioè sono tre pilastri che da sempre hanno contraddistinto la vita del popolo ebraico: lo studio, l'insegnamento della Torah, il culto, poi diventerà la preghiera, la sinagoga, e le opere di solidarietà, cioè tutta la come dire, oggi l'assistenza sociale, il welfare, la difesa delle categorie più deboli, no? Ecco, questo è un buon programma politico, no? Magari per le elezioni per 4 anni ancora. Cioè, tra a votare in 10 minuti, casa di me. Hai detto 6? Scusate, ho saltato un pezzo. Quello che dicono gli uomini della grande assemblea. E boom, e tu dim, patin, e mi tu tal mi dim, e va su se yag l'atto. Loro dicono tre cose: siate cauti nel giudizio, cioè non bisogna esprimere dei giudizi affrettati, okay? Quando si giudica bisogna essere molto molto cauti, cioè, è molto ponderati nel giudizio, non si può essere istintivi, bisogna esaminare molto attentamente le cose, non farsi prendere dal personale, dalla soggettivizzazione, dall'impulsività, siate cauti nel giudizio, ma tu vuol dire molto ponderati, moderato. Molto moderati, non essere mai eccessivi, ok? Poi, la seconda cosa, tirate su molti discepoli, ma la continuità del popolo ebraico si esprime attraverso la moltitudine di persone a cui tu trasmetti una tradizione, che è questo un altro principio fondamentale, tirare su dei discepoli, chi porta avanti il testimone. Il terzo principio è quello di fare una siepe intorno alla tua recinto, è un principio fondamentale della tradizione orale, cioè la tradizione. Allora, Pinica ha fatto di questo principio un fondamento essenziale. Cioè, se tu il giardino che tu hai coltivato, c'ha dei fiori, delle piante bellissime, dei frutti bellissimi, se tu non lo recinti, se tu non lo proteggi, il giardino verrà calpestato, verrà
abbrutito, cioè il giardino va protetto. Questa è la filosofia che i rabbini hanno impresso di quelle che sono delle norme a protezione affinché la Torah, che è il giardino, che è il nucleo, non venisse calpestata, non venisse, cioè questa misura preventiva, no? E tutta questa serie di mitzvot che i maestri ci hanno dato per conservare il giardino, okay? Quindi l'idea del Seiyag, della Siege, è un'idea molto forte. Questo bisogna stare molto attenti a capire che la siepe è importantissima per proteggere il giardino, ma la siepe non deve sostituirsi al giardino, cioè perché se noi confondiamo una misura preventiva da quello che è il succo di quello che dobbiamo difendere, siamo fuori strada. A volte può superare un fanatismo dove ci si accanisce sulla siepe e si perde di vista il giardino, cioè bisogna sempre essere consapevoli dello spirito della Torah, cioè cosa la Torah vuole da te. Quindi la siepe è necessaria, è indispensabile, ma bisogna essere sempre consapevoli che la misura preventiva per non calpestare il giardino, siete? Sì. Cioè, questo è quello che ha fatto, che ha detto la Knesset, che la, il primo maestro che traietta la Knesset, che la, all'epoca della leadership dei maestri che si succedono, è questo Shimon HaTzadik, di cui nel Talmud ci sono molti racconti dei suoi, del suo diversi, soprattutto uno molto noto del suo incontro con Alessandro Magno, quando conquista la Giudea, c'è questo incontro dove c'è un dialogo con Alessandro Magno e i suoi filosofi su questioni esistenziali, che è un dialogo di grande levatura filosofica, appunto, un po' detta lunga, molto interessante. Shimon HaTzadik dice invece queste tre cose, cioè quelli che sono i tre pilastri su cui si legge l'ebraismo. Dopo di lui abbiamo Antigonos Ish Soho, Antigono che è uomo Soho, non è il quartiere di New York cinese, ricevette la tradizione da Shimon HaTzadik, cioè Shimon HaTzadik è il suo maestro, vedete qui, vedete la parola Kibbel, e lui dice: non siate come i servi che assistono il padrone allo scopo di ricevere una ricompensa. Siate bensì come i servi che assistono il padrone senza lo scopo di ricevere una ricompensa. Allora, quindi, che ha fatto qui questo Antigono di Soho? Impara dal maestro le cose che si devono fare, cioè le cose che si devono fare. Lui si domanda come devono essere fatte queste cose, cioè in che modo. C'è un nome, Sì, e dice questa cosa perché lui vive in una generazione che è molto ellenizzata. E già il suo nome, esattamente. Quindi cos'è che dice? Che l'antitesi tra un saggio
non pagato, e un sacerdote dice che è pagato, è appunto la differenza, sta nella gratifica che la fede in Dio non pretende una ricompensa terrena immediata, perché noi dobbiamo essere servitori di Dio senza aspettarci una ricompensa immediata, non per ricevere un'offerta. Ok? Allora, qui la parola Eved, cioè si basa su che cos'è questa avodà, cosa significa questo lavoro, questa attività per Antigono Scelso. Cioè che il nostro servizio in un momento in cui c'è il pericolo di schiavizzarsi alla cultura ellenica, ellenistica, lo studio e il lavoro è visto come una manifestazione di libertà. Cioè non dà una ricompensa immediata, ma in prospettiva è duratura. Quindi c'è questo, è Antigono Ischia Sopra. Dopo questi due maestri che sono stati Shimon HaTzaddik e Antigono Sisofo, nasce un altro periodo che si chiama il periodo delle zugotte. Le zugotte sono le coppie, cioè dove il popolo ebraico è retto, è guidato da uno che è il presidente dell'assemblea, capo, diciamo, più politico, e l'altro è il presidente del tribunale rabbinico. Cioè, quindi inizia questo periodo delle coppie, che sono esattamente 5 coppie, che vanno da questi due successivi, che sono Yosef ben Yoeser e Yosef ben Yohanan. Siamo nel periodo della rivolta dei Maccabei, quindi nel 170, e durano fino alla famosa, più famosa di queste coppie, che sono Hillel e Shammai. E arriviamo in questo modo nei primi 10 anni dell'era volgare. Cioè la coppia Hillel e Shammai funziona nel periodo della piena dominazione romana, quindi nei 5 zugotta, le 5 coppie. Tra queste 5 coppie ovviamente non mancano dei siti. Sappiamo anche quanto Hillel e Shammai sono in conflitto, non su questioni di sostanza, ma piuttosto su questioni metodologiche. Sappiamo che la tradizione talmudica ci racconta che la grande differenza tra Hillel e Shammai era il loro temperamento, dove Hillel ha un'immagine molto più accogliente, un'immagine più assistenziale, la dimensione di Shammai è più rigida. Famoso l'episodio che nel Talmud è nel Pirkeavot, dove Hillel e Shammai si trovano di fronte a una persona che vuole convertirsi, cioè dove un non è
ebreo che vuole convertirsi va prima da Shammai e dice: io voglio convertirsi stando su un piede solo, e Shammai sta lo caccia via con il suo bastone, si può apprendere a stare un piede solo, che è una metafora per dire voglio concedere all'ebraismo che è convertito. Mentre il Heller cosa gli risponde? Gli risponde: ama il prossimo tuo come te stesso, tutto il resto è commento, vai e studia. Ora c'è una versione detta così, c'è un'altra versione dove l'espressione sarebbe stata espressa al negativo, dove l'El avrebbe detto: quello che tu non desideri si faccia a te, non farlo al tuo prossimo, ecco tutta la tua. Allora, vedete, qui c'è innanzitutto un fatto di metodologia, perché poi al di là dell'apparente accoglienza, gli sta dando un messaggio dove dice: tutto il resto è commento. Quindi, se tu non studi, non conosci la tua orale, cioè tutto il commento, tutta l'esegesi rabbinica alla tua scritta, non è pensabile la tua conversione. Per cui, glielo dici con i metodi sicuramente più dolci, più accoglienti, ma nella sostanza il lettere non è che dice: vieni, basta che tu ami il prossimo tuo come te stesso. Ti dice: tutto il resto è commento, vai e studia. Come dire, senza il commento, che è tutta la tradizione rabbinica, tu non puoi entrare a far parte del popolo di Israele. Ora, che cosa vuole sottolineare qui? Qui il Len, che allora, una prima versione ci dice ci deve essere un'azione in positivo, cioè questo nel linguaggio del video che si chiama cum va a sé, alzati e agisci. Poi c'è un altro principio che dice shab e altase, siediti e non agire. Che vuol dire questo? Che uno può essere innovativo non solo se fa un'azione attiva, ma a volte si può essere innovativi anche rifiutando, anche astenendosi dal fare delle cose. Cioè, a volte non fare, a volte un'astensione può essere innovativa quanto una produttività. Cioè, se tu devi fare un'azione che può essere dannosa e degenerativa, è meglio che te stai seduto e non fai niente, cioè che c'è un'inazione. Quindi, allora, c'è nell'atteggiamento di Len la norma positiva che è mai studia, cioè invece quella te dice tutto il resto, quello che oggi si chiama il bottom up rispetto al top down, no? Sono due metodi anche moderni di concezione di quello che è un management. Allora, il Len e il Shammai e le loro due scuole si confliggono in modo anche molto aspro su molte questioni, però si rispettano moltissimo, e tutte e due scuole nel diverso di questa è una cosa che molti voltano in modo un po' faggiante come l'appello al pluralismo ebraico, perché poi sente questa voce dal cielo che dice queste e quelle sono le parole del Dio vivente, queste zuffe, no? Tutte e due hanno una parte di ragione, però poi anche qui non bisogna prendere
un pezzo di una frase per salvare ai propri fini personali. E poi lì, però, la poesia dice: queste, quelle sono le parole del Dio vivente, ma la halakha è come il lel, cioè come a dirci che ci si confronta dal punto di vista ideale, culturale, dell'opinione, si possono avere opinioni differenti, ci può essere uno scambio vivo, dialettico, forte, ma ci deve essere alla fine una condotta comune, cioè da lì non si scappa, cioè quello che lega, che cimenta il popolo ebraico, è l'azione comune. Poi questa azione tu la puoi interpretare in un modo, tu la puoi interpretare in un altro, ma tutti dobbiamo compiere una stessa azione, una stessa norma, perché è quello che poi dà la continuità, no? E viene scelta la Hadilet, che in effetti è una raga più apportata all'uomo, più realistica, più graduale. Si dice che la raga di Shammai è una raga più perfetta, verrà invece applicata nel mondo futuro quando ti avremo raggiunto dei livelli di che non siamo attuali. Allora, è importante, abbiamo fatto anche questo da un punto di vista storico, per avere chiaro cosa succede, no? Perché poi dobbiamo completare nei prossimi sembra due o tre incontri che ci rimangono, come si sviluppa il mondo della Mishnah, e se ci riusciamo nel Talmud, così. Penso a fuoco, dunque io direi, consiglierei di sospendere la lezione di martedì prossimo, considerando che la maggior parte di noi sono al viaggio di Grecia in Grecia, per cui sospendiamo martedì prossimo, ci vediamo tra due martedì, che è il 21, dove faremo la lezione normale, e poi subito dopo alle 8:30 al Noam c'è una serata di Kesh molto interessante sul testamento biologico, dove avremo degli ospiti d'onore, tra cui il rabbino capo di Roma e Artisi. Queste parole che abbiamo studiato oggi, parole che abbiamo studiato oggi, le dedichiamo a tutti i caduti, Hayalim, soldati e civili che sono caduti per la difesa dello Stato di Israele, del popolo di Israele. Stasera in Israele forse la serata più triste di tutto l'anno, in cui lo Stato di Israele è in un lutto profondo che ricorda tutti i suoi caduti, e che finisce domani sera improvvisamente con la festa di Yom HaZmaut, che faremo tutti insieme al Tempio Maggiore, a Guastalla, cioè un programma molto finto. Grazie.